all'angolo caratteristico della Contrada Policarina. Io sono Alessandro Leone e questa sera parleremo di oltre due secoli di musica abbinata. La Contrada Policarina ha deciso di abbracciare dunque così un grande progetto, narrare musiche che non sono state mai narrate e spaziando, ecco, dalla musica popolare, andando a quella organistica e canora. Frase motto del nostro angolo è: la musica abbinata non è solo folklore. E lo capirete bene sia dalla documentazione che abbiamo portato qui questa sera, sia da ciò che diremo. Passeremo dalla musica popolare a quella organistica, quella canora, fino a poi ad andare a quella ovviamente pianistica. Le radici della musica abbinata affiorano il 14 ottobre del 1796, data di nascita del musicista e compositore Carlo Conti. Carlo Conti è stato un musicista che si è diplomato al Conservatorio San Pietro a Mariella di Napoli ed è stato un pianista e compositore. Lui stesso poi è stato invitato da Gaetano Donizetti a prendere la cattedra di contrappunto e pianoforte presso il Conservatorio di Napoli. Qui abbiamo inedita la lettera che è stata inviata dal direttore del Conservatorio di Napoli, San Pietro a Maiella, a Carlo Conti, infatti, e al mio caro Carlo Conti. E una delle poche pubblicazioni che qui ad Arpino è stata fatta, ecco, su Carlo Conti e sui musicisti è proprio la collana dei nostri antenati, curata dal professor Raffaele Discano, che è mio nonno, e da Urbano Fiorentini. Di Carlo Conti non si hanno molte notizie, infatti l'unica trascrizione ad oggi che esiste è la trascrizione della cavatina. Questa trascrizione dagli Aragonesi di Napoli, che è stata fatta da mio nonno e trascritta qui in forma inedita, è una delle pochissime pubblicazioni che esistono ad oggi di Carlo Conti. Ed infatti molti celebri alunni ebbe, tra cui ricordiamo Elisa Ciccoricola, di cui a breve parleremo. Parleremo anche di Niccolò Gabrielli e Vincenzo Bellini, altri due illustri suoi alunni. Ed in particolar modo abbiamo fatto molte ricerche e studi che ci hanno portato a trovare una lettera originale inviata ad Elisa Ciccoricola, ecco qui, al carissimo Carlo Conti, 23 febbraio 1836. Che è la lettera che è stata inviata ad Elisa Ciccoricola da parte della società Buonamici per invitarla a suonare al loro salone da concerto. Qui potete ben vedere descritta anche tutto ciò che ha preceduto, ecco, la rappresentazione, e in particolar modo lo studio da parte di Elisa Ciccoricola e di Carlo Conti, che adesso vedremo. Dunque abbiamo deciso di scenare questa scena ricostruendo, ecco, tutto con le pochissime immagini che abbiamo a disposizione. Questa è l'unica immagine che abbiamo di Elisa Ciccoricola e di lei ne parla anche il giornale del Regno delle Due Sicilie, per ricordare questo giorno, ed anche il censore dei teatri, Universale dei Teatri. Quindi adesso potrete vedere quello che poi è stato scritto anche in questa lettera, che potete ovviamente leggere, di Alessandro Lanari, che è stato il direttore dei teatri di Napoli. E la scena che adesso vedrete è lo studio del brano portato quel giorno da parte di Elisa Ciccoricola sotto l'attento sguardo di suo zio Carlo Conti. Vogliate scusarmi, caro nipote, ma ho avuto delle faccende da concludere. Cosa vi affligge oggi? Mi sembra che le altre lezioni sono sempre state di vostro gradimento. Ma ad affliggermi, caro zio, non sono le lezioni, ma stamattina ho ricevuto una lettera. E quale tragedia potrà essere questa? Giudicate voi. L'esimio musicista abbinato, che ha retto la pressione davanti a numerose camere da concerto in tutto il mondo, per la prima volta è impaurito davanti ad una semplice lettera, che adesso vedrete essere una grande occasione per sua nipote. È una cosa bellissima. La società Buonamici vi ha invitato a un concerto annuale. Se non volete andare voi, vado io. Ma zio, il problema non è l'invito, ma il brano che dovrei suonare. Alcuni passaggi non mi riescono, il concerto è alle porte, per questo vi ho chiesto di venire. Ma alla vostra tenera età è normale che queste cose succedano.
Quindi vediamo di scegliere un brano di vostro gradimento. Vediamo, io direi, in base all'esperienza che ho, di scegliere un'opera di Chopin, l'opera 69 numero 2 del 1829. Incomincia a suonare. No. Ricomincia. Alto e basso, vai. Anche una delle uniche, uno degli unici ritratti inediti, ecco, che abbiamo di Carlo Conti. Infatti tutte le immagini, ecco, che girano sul web sono presi da quel disegno, che è originale, che gli alunni hanno voluto dedicare a Carlo Conti, poi può essere visionato.
e sulla scia, ecco, proprio di Carlo Conti e di Eliso Cinto Nicola, la musica Arpinate ha continuato a dare lustro, ecco, alla città di Arpino. Infatti numerosi laboratori di produzione musicale, organetti, fisarmoniche, hanno dato lustro, ecco, al nostro paese, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Infatti, in seguito ad una pubblicazione dell'associazione Ex Alunni ed Amici del Trulliano, in occasione del bicentenario del Trulliano, possiamo conoscere, ecco, ed apprezzare come Arpino ha dato i natali alla maggior parte dei più grandi maestri lutai che ci sono al mondo, partendo da numerosi come Luigi Berger, che ha avuto la sua discoteca in via Marco Agrippa 26, e abbiamo Pasquale Pecoraro, che è stato uno degli allievi e ha portato avanti la stirpe degli Emberger. Poi abbiamo anche Luigi Manente, da cui si ispirò anche Vallucci. Le bande musicali che hanno continuato e continuano ancora ad oggi ad allietare le ricorrenze civili e religiose della nostra città, fino ad arrivare al conosciutissimo maestro Ennio Morricone come cittadino onorario, al soprano Rietta Manente e alla famiglia di Scanno, professor Raffaele di Scanno e Benichino di Scanno, di cui a breve parleremo. Importante è stata anche la produzione organistica Arpinate, che è stata una delle migliori della zona e tuttora, perché abbiamo degli organi antichissimi, partendo dall'organo della Chiesa della Pietà, quello della vicina Chiesa di San Michele, del Catarinozzi del 1723, fino ad arrivare a quello della Madonna di Loreto. Citato non per ultimo ovviamente, ma perché è uno dei più importanti, che oggi purtroppo non possiamo ammirare, ma possiamo ammirare quella che è stata la storia, ed è ancora tutt'oggi la storia di Arpino attorno alla Madonna di Loreto, che si celebra nel nostro paese il 10 dicembre. È stata istituita nel 1656 e da allora le funzioni religiose, quindi novene, tridui e la messa della domenica suonata al grand organo dalla famiglia di Scanno, da Raffaele di Scanno, mio nonno, detto Bello, Benichino di Scanno, Domenico di Scanno e Pietro. In particolar modo, un momento usuale tra i musicisti di chiesa è la scelta del brano, e in particolar modo il giorno della Madonna di Loreto ad Arpino la scelta ovviamente era numerosa, poiché erano altrettante messe a cui si doveva suonare. Infatti noi, prendendo spunto da una scelta che è realmente esistita, ricordando, ecco, il nostro carissimo Don Emilio Iafrate, in particolar modo abbiamo scelto di rappresentare la scelta di un brano a cui era molto caro, che era Tota Pulcra Es Immacolata, da parte di Don Emilio, Benichino e la Perpetua di San Michele. Ma lui, guardate alla chiesa, che tu portando la pastorella una bazzetta. Ma lui, e etta sta sigaretta in terra, prima di entrare, a fumo con sto povero creatore. Ma lui, da dentro alla sacristia, a togliere le foglie a Don Emilio. Buongiorno, Benichino. Buongiorno. Buongiorno, Anna Maria. Buongiorno. Grazie, diciamo, pure che mi sono mangiato mentre mi vedevo la partita di Torino. Ma come che sto io? A te ti fa la lanza. Mai! Invece di parlare di calci e di scemenze, vediamo che sta terra fa, mancano 20 minuti all'unico. Benichino, c'è scritto qualcosa? O si è chiamato Lello per cantare i nuovi inni? Ci sta a pensare Lello. Mi siamo scelto Tota Pulcra Es Immacolata, il doppio inni. Ottima scelta. Perdonate la mia invadenza, ma nemmeno su una linna agli inizi, a cui ci cantano tutto quanto prima che se ne vanno. Ma che ne capisci più, ma fammi piacere. È arrivatis. Comunque Don Emilio, è tutto pronto per la processione, quando lo mangiamo? Voglio prepararlo. Io amo Don Emilio da donna una mania. Io amo a Luca, la giornata è lunga, è andata a tanto messo. A quello che con assoluta certezza il musicista Arpinate che mi tocca sia a livello personale sia a livello musicale, che è appunto mio nonno, il professor Raffaele di Scanno. Nato il 2 agosto del 1925, ha compiuto gli studi presso il Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, diplomandosi in pianoforte, organo, composizione e direzione d'orchestra. Ha dato concerti per la società Dante Alighieri di Arpino, per l'associazione Claudio Monteverdi di Roma e in particolar modo anche il Rotaract Club di Frosinone e il Centro Studi Patriarca di Sora.
ha vinto il premio internazionale di composizione pianistica ed è stato premiato dal dottor Roberto Cammarata all'epoca che era ministro della pubblica istruzione. In particolar modo ha effettuato due tournée negli Stati Uniti, avendo anche numerosi giudizi critici, tanto che l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, mediante un suo amico che era Salvatore Magari, gli inviò una lettera anche di ringraziamento. E fece queste due tournée negli Stati Uniti, a Chicago e a Stanford, però rimanendo, ecco, con il cuore attaccato ad Arpino. E proprio di Arpino vogliamo parlare questa sera, e forse di un momento che ha caratterizzato la vita di molti degli arpinati in questa piazza. C'è una lezione presso l'Istituto Comprensivo Marco Tullio Cicerone di Arpino, musica ovviamente, tenuta dal professor Raffaele Discano. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. State comodi ragazzi. Oggi c'è una novità per voi. Ho portato un mio carissimo allievo di pianoforte, Francesco Levole. Francesco, entra pure. Gaia, dimmi, che ci sia? Che gli è successo? Perché oggi è venuto un suo allievo? Ecco, mi hai preceduto. Perché questo ragazzo suona molto bene il pianoforte. Di solito sono io a suonarlo, ma questa volta sarà lui, per invogliarvi a suonare di più con passione il pianoforte. Anzi, vi voglio dire che questo è il libro di Chopin che noi adesso useremo per suonare il pianoforte. E riparliamo della vecchia lezione fatta l'ultima volta, e tutti quanti voi dovete dirmi se vi ricordate quello che abbiamo studiato l'ultima volta. E tu, Matteo? Come non ti ricordi? Dammi un po' il quaderno, Matteo, dammi il quaderno. Matteo, questo è un quaderno immacolato, questo è tutto bianco. È bianco perché lo trattiene diverso. Ah, fai pure dello spirito, va benissimo. Matteo, fai come me. Mi scrivo tutto, così quando devo ritornare sul passato ci rimando con una certa facilità e faccio riposare il cervello, come farò adesso, per parlare delle ultime lezioni che abbiamo fatto. No, no Matteo, no, non fare il furbo. Allora, per chi come Matteo non se lo ricordasse, durante la scorsa lezione abbiamo parlato ampiamente del pianista polacco Frédéric Chopin, nato nel 1810 ed è uno dei maggiori pianisti del secolo scorso. Abbiamo a lungo discusso della sua bravura e della sua travagliata istruzione al liceo di Varsavia, dei suoi viaggi intorno al mondo, quando la Polonia fu invasa dalle truppe zariste e fu amata da tutti per aver incluso nel suo museo i ricordi della patria lontana. Abbiamo parlato anche del suo successo nazionale, avvenuto con la pubblicazione delle variazioni del pianoforte d'orchestra, fino ad arrivare ai notturni che gli valsero insieme alla produzione di una super. Grazie Francesco, grazie. Il notturno si sviluppa attraverso i piccoli e percettibili cambiamenti del materiale, tematico iniziale soprattutto mediante l'esperienza di variare gli avvenimenti di cui il notturno è molto ricco. Prego Francesco, faccio ascoltare qualcun altro, grazie. Grazie di nuovo Francesco. Adesso per l'ultimo ascolto andremo ad ascoltare la coda finale del brano, che si articola con una breve cadenza e si spegne in un lieve arpeggio conclusivo. Thank you.
Francesco. Ragazzi, per oggi la lezione è finita, ma non andate via, perché vi voglio parlare. Da un periodo di tempo che vi vedo un po' assenti nella musica. Però questa volta Matteo gli manda ragione. Per fare della buona musica non ci serve un quaderno, ma tanto, tanto, tanto amore, molta fantasia e molto, molto cuore. Se applicate queste regole, non sarete mai dilettanti della musica, ma diventerete poeti della musica. E io ho fiducia in voi, perché se applicate queste leggi, queste regole, è capace che tra di voi esce fuori un altro maestro Conti, un altro maestro di scanno, Cippo Nicola, un altro Ennio Morricone, che era di origine sanarpinate. Perché dovete sapere che Arpino, nella sua storia millenaria, ci ha prodotto arte, cultura, storia. Abbiamo avuto personaggi come Giuseppe Cesari, conosciuto nel mondo come il Cavalier d'Arpino, maestro del Michelangelo Merliso, detto il Caravaggio, personaggi come Gaio Maio, sette volte presidente del Consiglio del Popolo Romano, alto magistrato, generale. La storia ci insegna che mai nessuno come lui. Marco Tullio Cicerone, che ancora oggi dopo 2000 anni si studia diritto romano. Marco Tullio Tirone, l'inventore della stenografia. Marco Agrippa, l'uomo che ha firmato il Pantheon. Marco Tiziano Agrippa, l'acquedotto dell'acqua marcia a Roma, che lui chiamava amichevolmente l'acqua della Vergine. E Marco Agrippa, grazie a lui oggi parliamo ancora l'italiano, altrimenti avremmo parlato l'egiziano, perché è stato Marco Agrippa a firmare mio padre Marco Antonio Dazio e ci ha lasciato la nostra lingua. Ragazzi, questi personaggi hanno fatto volare l'aquila arpinate in tutto l'impero romano. E io ho fiducia in voi, se veramente studiate, sarete capaci di manipolare quell'aquila, ma non sull'impero romano, ma in tutto il mondo conosciuto. Io ho fiducia in voi. In noi? Sì, proprio in voi, perché siete il futuro di Arpino. E dovete avere fiducia su quello che vi dico. Bravo Matteo, finalmente ho avuto dalla parte mia. Siamo giunti alla fine di quest'angolo e sicuramente vi sarete accorti che il narratore che c'è stato finora è cambiato ed ora è seduto qui al pianoforte. Non è un caso e dovete essere contenti di ciò, perché questo significa che la tradizione della musica arpinate continua ad esistere anche nelle generazioni attuali. Ed un esempio è proprio Alessandro, nipote del professor Di Scanno, che continua a portare avanti il nome della famiglia e di Arpino in ambito musicale. Alessandro frequenta l'ultimo anno del liceo classico Tulliano, è direttore dell'osservatorio astronomico Emiliano Nardone di Casalattico ed in ambito sportivo è un alpinista. In ambito musicale da oltre 10 anni studia e suona il pianoforte. Da 8 anni è titolare organista della chiesa di San Michele Arcangelo, risuonando l'organo Catarinozzi che precedentemente era stato suonato da suo nonno, il professor Di Scanno. Si è esibito in concerto su molteplici organi, tra i quali l'organo dell'Abbazia di San Domenico, della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Sora e dell'Abbazia di Casamari, riscuotendo successo dedicandosi soprattutto alla letteratura organistica tedesca e francese. Sono le nostre radici, sono valori spirituali, morali e culturali, depositati saldamente nella mente e nel cuore di un popolo. Siamo noi la nostra cultura, la nostra identità e il nostro mondo a dare senso al futuro del nostro paese. Siamo convinti che il tempo e gli uomini siano stati ingiusti con Carlo Conti, Elisa Cicco Nicola e tanti altri musicisti dimenticati che noi oggi abbiamo desiderato ricordare. Ci auguriamo dunque che altri dopo di noi continuino ad approfondire lo studio della musica arpinate,
che dopo 200 anni è ancora da scoprire. Ma una cosa è certa, non morirà mai. Tiziana Pellegrini, che prima mi ha detto sto sudando. È vero, ogni cosa è sempre, si vive con l'ansia, si vive con l'agitazione, si vive, è una cosa che non si può descrivere. Comunque grazie ai miei collaboratori e soprattutto un grazie lo devo a Roberto Gabriele, perché è stato proprio l'ideatore di questo angolo, insieme ad Alessandro, proprio studiato questa.